Eccoci, siamo tornati sempre in diretta qui sulle Fonti TV. Ci prendiamo con questo Instant Focus una breve pausa dai mercati, da quello che sta succedendo, soprattutto che succederà in serata con la riunione della Fed, e anche una piccola pausa per quanto riguarda gli aggiornamenti e le notizie che arrivano dall'Ucraina e dalla Russia, con le parole di Zelensky e di Putin che sono arrivate nel primo pomeriggio. Riprenderemo naturalmente il discorso poi con il proseguo della nostra diretta, ma in questo spazio noi ci concentreremo sullo smart working. Perché? Perché il 31 marzo, lo sapete tutti, terminerà lo stato di emergenza, e con questo naturalmente anche tutta una serie di normative che lo hanno caratterizzato, compreso appunto le norme riguardanti lo smart working che molti lavoratori, milioni di lavoratori, hanno sperimentato durante appunto il lungo periodo pandemico. Cambierà tutto dal 1 aprile, perché le aziende e i lavoratori dovranno concordare attraverso un accordo individuale le nuove regole dello smart working, regole che andranno poi a interessare naturalmente anche orari, pause, diritto alla disconnessione. Io fino adesso ho parlato sempre di smart working, anche se in realtà sarebbe meglio parlare in questo caso di lavoro forzato da remoto, almeno stando alla definizione di un testo che è l'oggetto della nostra analisi, ovvero Smart Working Reloaded, che è stato scritto da Luca Besenti e Giovanni Scansani, che sono qui con noi oggi pomeriggio proprio, ecco, per parlare della nuova frontiera dello smart working. Io innanzitutto li saluto e do il benvenuto a entrambi: Luca Besenti, professore di sociologia dell'Università Cattolica di Milano, e Giovanni Scansani, docente a contratto dell'Università Cattolica e consulente di welfare aziendale. Benvenuti a entrambi sulle Fonti TV. Buonasera. Eccoci, buonasera. Eccoci, buonasera a tutti e due. Insomma, ecco, partiamo proprio dalle definizioni. È giusto dire che quello che hanno sperimentato milioni di lavoratori italiani nel periodo della pandemia non è un vero e proprio smart working, ma appunto un lavoro forzato da remoto. E cosa che caratterizza invece lo smart working autentico, se possiamo così definirlo? Vado io? Sì, prego. Giovanni. Ma allora, quello che diciamo milioni di persone hanno sperimentato durante la pandemia, in parte sperimentano ancora oggi, questo appunto fino al 31 marzo, è un lavoro appartato, cioè un lavoro che si svolge in appartamenti, ed è anche un lavoro da remoto forzato, perché forzato da esigenze di prevenzione, da esigenze di continuità aziendale, che non ha nulla a che vedere con ovviamente il reale autentico lavoro agile, per il quale autentico lavoro agile occorrono delle riprogettazioni molto complesse delle organizzazioni, quindi delle imprese, e forse anche delle riscoperte del senso e del significato del lavoro, della relazione umana che sta all'interno del lavoro, che non è pregiudicata dal fatto che si possa anche lavorare a distanza, in parte a distanza e in parte evidentemente inseriti all'interno dei team tridimensionali, quali sono e quali continueranno a essere gli uffici delle aziende. Però occorre appunto che ci sia una forte spinta di carattere culturale che modifichi i paradigmi gestionali, manageriali tradizionali, perché si possa appunto accedere ad una riprogettazione dell'organizzazione del lavoro che nel libro tra l'altro illustriamo. Ecco, sì, la parola al professor Besenti, sempre, ecco, a partire da questa definizione. Sempre a partire da questa definizione, ma diciamo, meno male che è finita l'emergenza, perché con la fine dell'emergenza non soltanto ci togliamo di mezzo, come dire, una questione giuridica abbastanza spinosa per il nostro paese, ma dal punto di vista del lavoro e del tema di oggi togliamo di mezzo anche un grande equivoco. Giovanni Scansani lo ha appena detto, cioè l'equivoco che noi si possa parlare di smart working con riferimento a una modalità che di smart ha avuto molto molto poco. Noi parliamo di smart working euforia perché ci sono stati alcuni autori che hanno, come dire, paventato addirittura un cambio di paradigma nella civiltà del lavoro grazie appunto a queste brillanti rivoluzioni ormai pronte ad divenire, che avrebbero reso il lavoro più snello, più facile,
più felice per tutti e per tutte. La realtà è stata molto diversa. Le ricerche che noi abbiamo svolto, ma anche altri colleghi, le ricerche serie svolte direttamente sui lavoratori e soprattutto sulle lavoratrici, ci dicono due cose fondamentali. Primo, c'è stato recupero di produttività? Sì, ma quando c'è stato è perché la gente ha lavorato di più e a parità di salario, e quindi per forza che i direttori delle risorse umane sono contenti, perché è l'uovo di Colombo, evidentemente. Secondo, chi ha pagato il prezzo? Le donne e i giovani. Le donne perché hanno trovato tutto in casa, uno sopra l'altro, le incombenze della vita con i figli, eccetera, e le incombenze del lavoro, e i giovani, molti laureati, io li conosco direttamente, che poveretti, hanno cominciato a lavorare in questi mesi e che hanno avuto un'esperienza assolutamente traumatica, perché, e chiudo, sì, lavorare significa innanzitutto lavorare all'interno di un contesto lavorativo che è anche un luogo, ed è un luogo di relazione. Attraverso queste relazioni si impara il lavoro. Se si tolgono queste relazioni, se le virtualizza, non è uguale che averle on site, averle online, e quindi molti giovani hanno un'esperienza veramente traumatica che si somma alla difficoltà che hanno vissuto in questi mesi. Certo, assolutamente, anche perché lei ha parlato giustamente di euforia, smart working e di una serie di immagini, ecco, di un immaginario molto positivo legato a questo concetto, gente che lavora a bordo piscina piuttosto che in riva al mare, ma nella realtà dei fatti poi abbiamo visto che le difficoltà e i problemi da superare sono molti. E lei ha parlato anche di relazioni, dell'importanza di vivere il contesto lavorativo all'interno degli uffici delle aziende, anche perché si dice spesso le idee migliori nascono durante la pausa pranzo o davanti alla macchinetta. È così effettivamente? È così. E noi un paragrafo del nostro libro l'abbiamo chiamato non a caso A pranzo con Steve Jobs, sì, perché Steve Jobs proprio diceva le idee migliori sono venute a pranzo, durante le chiacchierate informali, eccetera. Ma questa esperienza di ciascuno di noi, non è che dire le idee vengono solipsisticamente, ciascuno chiuso nella sua stanzetta. Sì, possono anche venire così delle grandi illuminazioni. Nietzsche ebbe l'illuminazione dell'eterno ritorno di fronte a una grande cascata nell'Engadina, ma stiamo parlando di eccezioni, solitamente proprio nella relazione, perché l'uomo è relazione, ci dice Aristotele. Certo. E noi abbiamo riscoperto che se l'uomo è relazione, anche il lavoro è relazione, non è fatto di relazioni, ma è esso stesso relazione. E quindi riscoprire la relazione dal primo di aprile sarà il grande punto da riguadagnare nell'organizzazione. Ecco, professor Pesenti, lei ha citato appunto Nietzsche, insomma, l'intuizione solipsistica, però ha citato anche Steve Jobs. Io cito invece Mark Zuckerberg, che ha avuto appunto l'intuizione di Facebook all'interno dell'università, almeno così lo abbiamo visto nel famoso film The Social Network, a causa poi di una relazione proprio andata male con una ragazza. Quindi assolutamente anche le più grandi idee derivano proprio dall'aspetto umano. Una domanda invece che rivolgo al professor Scansani, che cosa dovrebbe fare un'azienda per garantire una reale, un'effettiva esperienza di smart working a partire dal 1 aprile, visto che ne avremo finalmente la possibilità, l'opportunità? Occorre, diciamo, immaginare e vivere quello che ci attende come l'esito di una grande sperimentazione che abbiamo vissuto fino ad oggi, che ha avuto tanti aspetti negativi, ma ci ha dato anche tante diciamo, indicazioni sulle quali lavorare per creare, diciamo, valore rispetto a quello che è accaduto in una situazione certamente, certamente negativa. Non credo che siamo in presenza di una rivoluzione già compiuta, come sostengono gli utopisti. Non siamo neanche nella condizione nella quale ci vogliono i catastrofisti, o se vogliamo gli apocalittici, quelli che dicono che l'ufficio è morto, che non si torna più indietro, che i modelli delle città come Milano sono per sempre finiti. No,
siamo in una fase interessantissima, stimolante, molto molto impegnativa però, che è di trasformazione, e questa trasformazione va accompagnata nella misura massima possibile, e la misura massima possibile di questo accompagnamento è il processo partecipativo. Allora, nel lavoro 4.0, nella Lean Production, i processi di partecipazione diretta dei lavoratori all'organizzazione del lavoro sono diciamo essenziali. Non è pensabile che il lavoro agile sfugga, diciamo, alle logiche della trasformazione organizzativa dell'impresa, della cosiddetta grande trasformazione del lavoro che stiamo vivendo per via proprio della diffusione e l'incalzante evoluzione tecnologica, ma questa evoluzione tecnologica da sola non basta, non è sufficiente acquistare tecnologia per avere innovato le organizzazioni. Le organizzazioni si innovano a partire dalle persone, quindi non è soltanto un tema o un'accusa che si rivolge ai manager di non voler cambiare. Il cambiamento riguarda tutti, e il fatto di doversi mettere in discussione dal punto di vista di questi cambiamenti riguarda anche i lavoratori, per non dire poi del sindacato. Allora sì, è un processo di trasformazione che necessita di partecipazione. Occorre che tutti siano coinvolti in questa partecipazione per trovare, poi ogni impresa troverà il suo criterio, la sua logica, il suo progetto più congruo, perché qui non esiste, diciamo, una one best way di tipo fordista, non facciamo le automobili tutte nere, tutte uguali. Quindi ogni comunità, perché ogni impresa è una comunità, avrà la sua cultura, ha la sua cultura, ed è lì che deve lavorare per trasformarsi, considerando diciamo questa innovazione, che tale deve essere se porta risultati alle persone e alle imprese. Ecco, lei ha citato una parola chiave: cambiamento, e un cambiamento anche partecipativo, non solo dei lavoratori ma anche dei manager. Come cambia il concetto di leadership in un contesto lavorativo che viene svolto prevalentemente da remoto? Una domanda naturalmente che rivolgo a entrambi. Prevalentemente da remoto si vedrà, perché in realtà gli accordi aziendali che sono già stati fatti in molti casi e che adesso si tradurranno anche in accordi individuali non prevedono la, diciamo, predominanza del lavoro in remoto, ma semmai prevedono la predominanza del lavoro in presenza. Non dimentichiamoci che le imprese nascono e sono relazioni prima di essere connessioni informatiche, nascono da una matrice fisica, il posto di lavoro, il luogo di lavoro, sono luoghi nei quali le persone crescono, maturano, sviluppano il loro stesso carattere. Ecco perché c'è la tragedia delle assunzioni online e dell'inizio del lavoro online. Lo sviluppo della personalità organizzativa in un lavoratore neoassunto è fondamentale e si può creare soltanto stando nel luogo di lavoro a stretto contatto con le altre persone, perché è lì che si impara, e si impara non soltanto dalla teoria delle regole scritte, ma si impara tanto dalla pratica delle regole non scritte, dalle occhiate, dalle parole, sì, da come uno fa le cose. Allora, c'è una matrice fisica che rimane. Il leader deve diventare, evidentemente, deve passare come le organizzazioni da uno stato solido di gerarchia, di controllo visivo, ad uno stato, diciamo, più liquido, nel quale evidentemente c'è più delega, c'è più empowerment concesso alle persone, riconosciuto alle persone, c'è sviluppo delle capacità delle persone, ovviamente alle condizioni che le persone in questione siano capaci a loro volta di essere smart, di lavorare sulla base di obiettivi, di risultati e di essere misurati in questi termini. Quindi questo leader è un leader meno autoritario e più autorevole, è un leader che è tale anche se non c'è, anche se non lo vedo sempre, anche se non lo incontro tutti i santi giorni. Quindi è un individuo che sa guidare, sa stimolare relazioni anche a distanza tra le persone, è molto creativo in un certo senso. Certamente non è più un leader eroico da solo al comando, e torno al concetto di prima, è un leader post-eroico, dice un bellissimo libro dedicato al management civile, cioè quel management basato su quelle regole che pongono proprio l'umanità al centro del lavoro, ed è un manager che si sa muovere all'interno di luoghi di lavoro nei quali è, diciamo, un connettore di conoscenze, di competenze, uno sviluppatore di innovazione attraverso l'apporto delle persone, e quindi è la partecipazione che è essenziale da questo punto di vista.
Certo, come ha detto appunto un leader sempre meno, insomma, uomo solo al comando, ma appunto un leader che presta cura e ascolto ai suoi dipendenti, ai suoi lavoratori, però dall'altra parte c'è anche la parte appunto del lavoratore, un maggior senso di responsabilità. Questo può essere esercitato ovunque, anche da casa, secondo lei, professor Pesenti? Ma innanzitutto dobbiamo domandarci se può essere esercitato da chiunque. Io ogni tanto sento parlare di diritto al lavoro agile ed è un nonsense, nel senso che evidentemente il lavoro agile richiede delle competenze, le cosiddette skills non cognitive, alcune delle skills non cognitive, e innanzitutto la capacità di lavorare in autonomia. Di auto-organizzarsi, di lavorare per processi, di lasciarsi valutare senza sentirsi minacciato, sono tutti elementi che non tutti hanno. Quindi non c'è nessun diritto al lavoro agile. La leadership di cui parlava Giovanni Scansani prima è anche una leadership che si assume il dovere di decidere chi può lavorare in lavoro agile davvero e chi non è in grado. Con grande realismo. D'altro canto, appunto, il lavoratore agile può lavorare da ovunque, ma potenzialmente sì, però anche qua dipende dal tipo di lavoro. Ci sono lavori che possono essere svolti ovunque, altri no. Credo che la dimensione più significativa non sia tanto il luogo, ma quanto il tempo. E su questo ci sono delle ricerche che confermano, ovvero il lavoro agile può permettere in alcuni casi di concentrare il proprio lavoro nelle fasi in cui il proprio bioritmo è più produttivo. Mentre la fabbrica, diciamo, l'organizzazione fabbrica tradizionale 8, 12, 14, 18 prevedeva un orario di lavoro fisso. Il lavoro agile naturalmente può prevedere in molti casi un'assoluta flessibilità del lavoro, per cui può esservi chi lavora molto meglio dalle 8 di sera alle 2 del mattino e allora la sua produttività in quel momento sarà massima. Naturalmente tutto ciò deve essere compatibile con l'organizzazione e ecco, torniamo a quello che diceva Giovanni prima, ogni organizzazione troverà la sua strada. Non esisterà mai il modello di lavoro agile, esisteranno tanti modelli quanti saranno realizzati nelle aziende che lo sperimenteranno. Ma ci Ecco, vorrà, come già sì. detto, tanto lavoro, tanta organizzazione e tanto rimboccarsi le mani. Ecco, professor Pesenti, agganciandomi al suo discorso, le faccio più una domanda filosofica, perché lei ha citato questo tempo liquido, insomma, la definizione che ormai ci portiamo dietro proprio da Bauman, e che si adatta un po' a tutti i vari ambiti della nostra esistenza, spazio liquido, tempo liquido, relazioni liquide, ma e quindi anche il lavoro che diventa sempre più liquido. Però stiamo sottovalutando l'importanza dei paletti, cioè di quanto invece avere degli schemi, degli orari, possa in un certo senso tranquillizzarci, cioè se siamo pronti per entrare in questa nuova fase. Sì, guardi, qua mi fa battere un calcio di rigore a porta vuota, nel senso che io devo dire, Tiriti, prego, lo tiri pure, lo segni. ecco, da sociologo lo sto ripetendo in continuazione ai studenti in questi mesi, le istituzioni sociali, ovvero l'azienda, la famiglia, l'ufficio, cioè tutte le cose che ci vengono in mente, sono degli elementi che perimetrano la nostra vita, ma soprattutto hanno un ruolo fondamentale, sul quale la nostra epoca fa molta fatica. Ci dicono che al di fuori di quei paletti non si può andare. Proviamo a pensare quando giocavamo da bambini a calcio. Che cosa facevamo innanzitutto? Mettevamo le porte e in qualche modo dicevamo quali erano i confini del campo in cui giocavamo. Sì. Senza confine non c'è calcio, non c'è possibilità di giocare a calcio. Senza confine è molto difficile la vita sociale. E aggiungo, le istituzioni sociali non soltanto danno confini,
ma danno anche norme e culture condivise. Se vengono giù tutte le istituzioni sociali, viene a mancare la norma, la cultura che ci tiene insieme e che ci fa svegliare tutti i giorni, come dire, attendendoci dalla realtà un certo grado di prevedibilità. Sì. La società liquida è la società, non a caso accostata da Beck alla società del rischio, proprio perché venendo meno le istituzioni sociali i rischi aumentano, perché tutto diventa imprevedibile. Quindi è forse giunto il momento di anche ripensare la liquidità, come dire, domandandoci quali siano i paletti che dobbiamo continuare a mantenere. L'organizzazione dell'impresa sarà uno spazio avanguardistico da questo punto di vista, perché non è concepibile un'azienda totalmente senza paletti, senza norme e senza culture condivise. Chiaro, chiaro, l'importanza della regola comunque, ecco, che non va completamente dimenticata. Ultimissima domanda per concludere la nostra chiacchierata appunto sulla nuova evoluzione del lavoro. Voi avete parlato, e compare questa parola anche nel sottotitolo, di utopia, della remotizzazione totale del lavoro appunto come un'utopia, ma come tutte le utopie c'è un aspetto anche oscuro che vi turba, immagino. Ecco, qual è l'aspetto utopistico del lavoro del futuro che vi turba di più in assoluto? Partiamo da Scansani e poi conclude Pesenti. Beh, l'aspetto che ci deve preoccupare è quello che noi abbiamo definito Panopticon 4.0. Il Panopticon è la struttura definita da Jeremy Bentham nel Settecento ed è sulla quale sono state costruite fabbriche, carceri, ospedali e sono scuole anche, e sono strutture nelle quali i soggetti che le abitano sono controllati da un centro. Quindi il tema forte qui è il controllo, perché nel momento in cui il manager perde il controllo visivo e non è autorevole, ma basa la sua attività solo sul senso dell'autorità, beh, soffrirà parecchio della mancanza della visione dei suoi collaboratori. Mentre il manager autorevole non ha bisogno di questo, ha bisogno di incontrarli, ma non ha bisogno necessariamente di incontrarli. Quindi c'è questo rischio, quello che le aziende possano inserire dei sistemi di controllo, i quali, per carità, noi abbiamo l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che parla chiaro e dice che tante cose che leggiamo, che invece accadono all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, sono da noi fortunatamente impossibili. Però questa diciamo, disciplina che tutela il lavoratore incontra un limite proprio nel momento in cui il controllo è reso possibile dallo strumento utilizzato dal lavoratore per eseguire la prestazione lavorativa. E quindi il cellulare piuttosto che il comune PC si prestano a questo tipo di certo. attività. E il lavoratore deve essere informato se vengono, diciamo, inseriti dei software di controllo, i cosiddetti bossware, quindi il software del boss. Il lavoratore sarà edotto fino in fondo di tutte le possibili, infinite e micragnose possibilità che un bossware può, diciamo, dare all'azienda nella raccolta dei dati, tenendo conto altresì che il lavoro delle imprese oggi è fatto di dati. I dati sono il nuovo petrolio, dice qualcuno, ed sì. ha ragione. Quindi la tentazione, attenzione, può essere forte. Insomma, questo è il rischio che vedo. Professor Pesenti. Io rispondo con due slogan. Primo lo rubo da un bel libro di Corbellini e Mingardi, La società chiusa in casa. Noi abbiamo avuto una società chiusa in casa durante il lockdown, che per molti però è andata avanti nel corso del tempo e che potrebbe diventare la regola, punto di domanda. Cioè, se passa una certa concezione dello smart working come sempre e per sempre, e molte alcune multinazionali in realtà lo hanno fatto, e beh, sullo sfondo c'è questa idea che non si esce più di casa. Non è una bellissima immagine. E accanto a questo, un'altra immagine che invece ho coniato io è che è la società comoda, cioè una società in cui non c'è più bisogno di scomodarsi, perché tutto arriva in casa, il delivery ti porta sì. tutto a casa, il lavoro ce l'hai a casa, la famiglia è in casa. Il problema è che tutto in casa, la casa, prima o poi
esplode e quindi è finita anche la casa. Ecco, me la caverei con una battuta così per tutti. Certo, e poi ecco, io sottolineerei, se mi permettete, anche l'importanza invece dello sforzo fisico, cioè ecco, dell'uscire per cercare le cose, semplicemente appunto andare al supermercato piuttosto che al ristorante, perché l'effetto se no è quello veramente di sederci sul divano e di non scrollarci più, e questo sarebbe un problema non solo ecco, dal punto di vista così appunto lavorativo, ma avrebbe delle implicazioni anche su altri aspetti della nostra vita, dalla salute semplicemente anche poi alla bellezza del vivere pienamente il corpo, quindi anche questioni filosofiche e sociologiche. Io vi ringrazio tantissimo, ringrazio il professor Luca Pesenti, professore di sociologia dell'Università Cattolica di Milano, e il professor Giovanni Scansani, docente a contratto dell'Università Cattolica e consulente di welfare aziendale. Grazie davvero per questa interessantissima chiacchierata. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Buonasera. Quindi abbiamo concluso ecco, questo spazio del nostro Instant Focus dedicato appunto al futuro dello smart working e del mondo del lavoro in generale. Ora piccolo break, pausa, e poi noi riprendiamo sempre in diretta qui sulle Fonti TV.